Nel nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, il segretario della Lega Matteo Salvini non ha ottenuto l'incarico di ministro dell'Interno, che aveva già ricoperto in passato. Il capo del Carroccio è invece diventato ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, un ruolo che potrà garantirgli alcune competenze sulla gestione delle navi che soccorrono i migranti nel Mediterraneo e chiedono di entrare nei porti italiani. Molto dipenderà dall'approccio generale del nuovo governo nei confronti di migranti e richiedenti asilo, che non sembra essere orientato all'accoglienza. Martedì il nuovo ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, fra l'altro ex capo di gabinetto durante il mandato da ministro di Salvini, ha fatto sapere che sta valutando di impedire l'accesso ai porti italiani a due navi di ONG, la Ocean Vikings di SOS Mediterranee e la Humanity One di Sea-Watch, che nei giorni scorsi avevano soccorso decine di migranti nel Mediterraneo. Le due ONG, secondo alcuni report, non avrebbero ricevuto alcuna comunicazione diretta dal governo italiano. Bene l'intervento del ministro dell'Interno a proposito di due ONG, come promesso. Questo governo intende far rispettare regole e confini, ha fatto sapere Matteo Salvini.